Va bene, direi che possiamo iniziare. Buonasera a tutti. Questo incontro della Scuola di Etica e Politica, incentrato sul libro di Daniele Biacchessi, che ringraziamo per essere presente, giornalista e scrittore, vice caporedattore di Radio 24 e impegnato sul fronte del teatro civile. È un libro che parla di dei fatti che sono, come dire, stati scritti nella cronaca di questo paese, ma che, come poi tu ripercorri abbastanza bene nel libro, non hanno trovato o comunque richiedono ancora una chiarificazione, non un'archiviazione, ma diciamo una ripresentazione al fine di ripercorrere questi fatti e anche di ricostruire un po' la storia di questo paese. Io, se voi siete d'accordo, darei subito la parola a Daniele. È molto interessante il libro perché poi in realtà leggendo la prefazione si coglie un legame con la nostra città, con Reggio Emilia, e proprio rispetto a quello che è avvenuto durante il periodo di occupazione nazista e le stragi che tu da Sant'Anna di Stazzema, anche a vicende che hanno visto coinvolti i territori della nostra provincia. Proprio oggi a Reggio Emilia era presente il procuratore generale del militare della Procura Militare di La Spezia, in quanto in questi mesi si sono riaperti i processi sulle stragi nazifasciste e sulla ricostruzione delle responsabilità. Ecco, quello che dicevamo un po' a cena è un paese che su questi fatti, come dire, tende a non provare ancora indignazione, a non a vederli così lontani. In effetti sono passati tanti anni dalle stragi nazifasciste all'Italicus, alla strage di Bologna, ma anche penso agli episodi di stragisti più recenti, alle bombe dimenticate del 1994 di Milano, di Firenze, agli omicidi, ripercorrevamo oggi anche da parte dei brigatisti di Cantona, Marco Biagi. Ecco, un paese che tende un po' a non ripercorrere con criticità la sua storia e soprattutto alcune volte si ha la sensazione che chi ha vissuto di persona questi fatti, e dunque i familiari, lo dicevamo questa sera, come paradosso dei paradossi, coloro che hanno intentato cause civile nei confronti dei responsabili di questi episodi, poi alla fine si sono visti, sono stati gli unici che hanno pagato le cause, perché per una serie di motivi e di ragioni che sarebbe interessante anche affrontare questa sera, poi alla fine sono stati gli unici ritenuti, non avendo la giustizia, come dire, ritrovato una responsabilità. È chiaro che chi intenta cause civili poi ha l'onere anche delle spese processuali. Per cui io vi ringrazio e chiedo per l'appunto, Daniele, di presentarci questo libro con l'intento di, come dire, di non cadere nell'errore di divenire anche noi un po' proprio a pochi giorni dal 25 aprile, di non chiedere quali responsabilità giustamente ha avuto anche in questa città il dopoguerra, ma quali sono state le responsabilità di questo paese e di una sensibilità civile che alcune volte sembra un po' assente. Buonasera e grazie a tutti. Io volevo iniziare con due cose. Giorgio Bocca, L'Espresso. Ci manca solo che la strage di Mazzabotto e la strage di Sant'Anna di Stazzema vengano rievocate come delle diete scampagnate delle SS. Partiamo da qui. Partiamo cioè dal fatto che pochi giorni fa
un signore indagato per mafia, cioè Marcello Dell'Utri, in campagna elettorale ha promesso ciò che altri in qualche modo avevano ipotizzato, e non solo a destra ma anche a sinistra, cioè la descrizione di un pezzo della storia. Qualcuno ci ha già, diciamo, provato. Per esempio, uno dei più grandi scrittori e ricercatori sulla lotta di liberazione, cioè Giampaolo Pansa, ha scritto un libro recentemente il cui titolo è I gendarmi della memoria. Ecco, io sono un gendarme della memoria e sono fiero di esserlo, in quanto questo paese, che ho definito il paese della vergogna, è il paese che in realtà si dimentica di storie passate, ma anche di storie più recenti. Dimentica, cioè, qual è il livello di indignazione, qual è il vostro livello di indignazione, cioè voi vi incazzate di più, in sostanza, quando guardate sul giornale una notizia su un funzionario della pubblica amministrazione che ha rubato dei quattrini, vicenda chiaramente pur grave, oppure vi arrabbiate di più se io vi dicessi che 3 anni fa la sentenza di Corte di Cassazione sul 5° processo per la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre del 1969, tutti assolti, in questa sentenza c'è una riga in cui si dice che i familiari delle vittime della strage di Piazza Fontana, proprio in virtù del fatto che tutti sono innocenti, devono pagare 500.000 euro per le spese processuali. Le hanno pagate nel silenzio totale dell'opinione pubblica, che si indigna su cose molto, molto, e aggiungo molto, di basso profilo. Non si arrabbiano gli italiani, non si indignano gli italiani quando, per esempio, la strage di Sant'Anna di Stazzema, 12 luglio 1944, 560 morti, bambini, donne, piccoli ancora in fasce, operata dai nazisti della 16ª divisione Panzergranadier, accompagnati da fascisti italiani in camicia nera, che parlavano in toscano, che vivevano a Viareggio, mentre i nazisti, come sapete, tedeschi, nulla sapevano dei sentieri che da Camaiore avrebbero portato le truppe in ritirata fin su, quasi sotto le Alpi Apuane. Per quella strage, i cui colpevoli erano già scritti dentro nei faldoni del cosiddetto armadio della vergogna, fascicoli che erano stati archiviati nel 1954 dal giudice Santa Croce, c'erano già i nomi di tutti gli assassini, si sono aperti dei processi nel 2001, 1944-2001, questi processi sono arrivati a buon fine, almeno quello per quanto riguarda la strage di Sant'Anna di Stazzema, e però c'è qualcosa di strano. Perché quando tu vai a vedere nel dispositivo di sentenza
i 10 responsabili della strage di Sant'Anna di Stazzema, ricordo ancora, del 1944, oggi hanno 92 anni. Solo che quando venivano archiviati nel 1954, queste persone avevano 35 anni. E quando queste persone, invece di realizzare una sorta di Norimberga italiana nell'immediato dopoguerra, invece il trattato di Yalta prevedeva la spartizione del mondo e prevedeva soprattutto che la Germania, sconfitta, tornasse dentro in una sfera del mondo occidentale, quindi dei vincitori, e che nessuno doveva disturbare i manovratori in quella operazione, che era un'operazione politica, di geopolitica, ma era anche un'operazione evidentemente economica. E allora il fatto che qualcuno ricordasse che in Italia sono stati assassinati 35.000 donne, vecchi, bambini, piccoli, neonati, Anna Pardini, 6 mesi, e le scene terribili che descrivo dentro in questo libro, che sono le testimonianze delle persone che entrarono a Sant'Anna di Stazzema il 13 agosto del 1944 e videro lo scempio, a centinaia di persone bruciate, assi vive dentro in una chiesa, e la chiesa di Casaglia vicino a Mazzabotto, sul parco di Montesole, è stata una chiesa bruciata dai nazisti, che avevano stipato 500 persone dentro e gli hanno dato fuoco. Di questi pezzi di storia dimenticati ma importanti, io voglio conservare la memoria, e quindi in questo io mi ritengo orgoglioso di essere un gendarme della memoria, contro l'oblio di chi vorrebbe riscrivere una storia che mette insieme le persone come mio padre, che hanno liberato Milano dai nazifascisti, e i repubblichini di Salò, che erano quelli esattamente, lo ricordo, che elencavano puntigliosamente i nomi e i cognomi delle persone che poi venivano dati ai comandi nazisti e che quindi poi attraverso la polizia fascista, l'Ovra, venivano arrestati, messi in carcere, poi portati al binario 21 della stazione centrale di Milano, caricati su carri merci e portati alla cremazione finale ad Auschwitz, perché di questo stiamo parlando. Allora il gendarme della memoria, appunto, dovrebbe ricordare a questi pseudo scrivacchini o questi pseudostorici, che la storia è una scienza precisa, è come la matematica, 2 più 2 fa 4, tu la puoi interpretare, puoi dire che quel 4 poteva essere poco meno di 4 o poco più di 4, ma è sempre 4, e la veridicità della storia, il senso delle date precise, il senso delle testimonianze, delle affermazioni, di nomi e cognomi, indirizzi, di numeri di telefono, di prove, di indizi, che messi in fila fanno una storia. Ok? Non c'è un'interpretazione, non c'è bisogno di interpretare. Io vorrei mettere in fila dei fatti, perché questo è accaduto per le stragi nazifasciste, e sappiamo che nel 1994 i nomi dei colpevoli di quelle stragi vennero trovati in un armadio dimenticato, chiuso a chiave, protetto da un cancello e da un lucchetto,
nella sede della Procura Generale Militare di Roma in via degli Acquasparta. C'erano, la leggenda metropolitana dice che, ve la racconto così, che gli operai, c'erano degli operai che stavano facendo la ristrutturazione di quel palazzo, a un certo punto picchiarono contro un muro e venne fuori questo gigantesco armadio che era chiuso, che però dall'altra parte, aprendolo, tirarono fuori questi fascicoli che erano 672, dentro c'era un registro con 2273 voci che annotava in modo puntiglioso, che annotava il contenuto di queste stragi. E il giudice Guido Salvini, che è un mio amico, che è uno dei migliori investigatori di Milano, mi ha fatto vedere una volta, che è stato consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'occultamento dell'armadio della vergogna, mi ha fatto vedere come il giudice Santa Croce archiviava praticamente questi fascicoli con dei moduli di tre righe, dei piccoli modulini, che servono alla magistratura quando ti hanno rubato il motorino e tu sei andato al commissariato di zona, hai fatto la denuncia e non hanno trovato né il motorino e né il ladruncolo. E quindi per archiviare la posizione, è un'archiviazione, diciamo, perché non sono stati trovati semplicemente gli autori del reato. Allora, con questa piccola formula, con questo modulino, sono state archiviate le morti di 560 persone, di 1830 di 560 per Sant'Anna, di 1830 per Mazzabotto, di 15 a Fivizzano, di 5 a Piazzale Loreto e così via, insomma. E soprattutto è stata archiviata la strage, per certi versi forse più grave, perché è avvenuta a Cefalonia, nel primo atto vero di resistenza, nel primo atto vero di liberazione, in qualche modo, quando la divisione Acqui di stanza Cefalonia, dopo l'8 settembre, invece di depositare le armi e di arrendersi ai nazisti, cominciò a sparare contro i nazisti e i fascisti, e quindi, diciamo, fu il primo atto di vera resistenza e di vera lotta di liberazione. Però questo non è accaduto soltanto negli anni, perché uno potrebbe dire, vabbè Daniele, però insomma vi stai raccontando storie del passato, no? Anche se potrei dire, sì è vero, sono storie del passato, però sono storie del presente, perché i processi sono ancora in corso 65 anni dopo, e questo cioè non è soltanto un paese della vergogna, ma anche un paese anormale, perché un paese normale queste storie le avrebbe dovute chiudere, come hanno fatto le grandi democrazie, altre grandi democrazie molti anni fa. Però oggi dobbiamo chiederci come mai tutto questo è potuto avvenire, come mai questo è avvenuto anche in momenti di pace. Questo è avvenuto anche lungo il corso della storia italiana e della storia repubblicana, perché delle date a memoria, vado a memoria, 12 dicembre 1969, 17 morti, 200 feriti, Piazza Fontana. Gli inquirenti indirizzano le indagini verso gli anarchici. L'anarchico Pinelli vola dal quarto piano della questura nella notte di Milano, nella notte tra il 15 e il 16 di dicembre. Pietro Valpreda, ballerino, arrestato, innocente, resta in carcere fino al 1972. Nel frattempo i magistrati del Veneto aprono le indagini, scoprono che esiste una cellula eversiva di ordine nuovo nel Veneto, però per due anni non fanno niente, non si arriva mai. Ci vorrà
la forza dei giornalisti, di alcuni giornalisti democratici, Corrado Stagliano, Giorgio Bocca, Morando Morandini, Camilla Cederna, che smontarono pezzo dopo pezzo le verità ufficiali dell'allora capo della cosiddetta squadra politica di Milano, Antonino Allegra, quello che cioè stava sopra Luigi Calabresi, e del questore ex repubblichino di Salò, Marcello Guida. E poi nel 1973 si aprirono le inchieste, quelle giuste, quando il giudice Gerardo D'Ambrosio e il giudice Emilio Alessandrini, poi assassinato dai killer di prima linea nel 1980, nel periodo degli anni di piombo, quando aprirono questa inchiesta e stavano arrivando molto vicina alla verità, la Procura Generale di Roma, nel cosiddetto Porto delle Nebbie, avvocò a sé l'inchiesta portandola da Milano a Roma. Il ruolo della magistratura in questa vicenda è un ruolo devastante, ok? Ecco perché non concordo minimamente con tante persone che danno una visione, diciamo, a dir poco edulcorata della magistratura italiana, perché potrei alla fine, diciamo, di questo mio racconto, diciamo che ognuno di voi poi trarrà le sue conclusioni, ma temo che siano molto vicine alle mie. Poi che dobbiamo difendere la magistratura dagli attacchi, questo è un'altra cosa, però sull'operato della magistratura in Italia, su queste vicende, è una cosa, diciamo, oltre i limiti consentiti della vergogna. E si sono aperti 5 istruttorie, 5 processi, sono stati sentiti centinaia di testimoni di ogni tipo, fino all'ultimo che si è aperto nel 2001, dove io ho seguito tutte le udienze del processo di primo grado, sembrava il processo del Museo degli Orrori, no? Il museo del Louvre, i fantasmi del Louvre c'erano, cioè ogni tanto vedevi apparire Concutelli, no? Giannettini, io pensavo che Giannettini fosse morto, infatti ero con altri miei colleghi e dicevamo, cazzo, ma c'è ancora Giannettini, ma non era morto, no, ancora vivo, era là, che è venuto a raccontarci che c'era il colpo di Stato, che ci doveva essere un colpo di Stato, ma come se fosse una cosa normale, no? C'era un colpo di Stato, non voleva fare un colpo di Stato, no, tranquillo. Tanto, cioè, una cosa normale, ma sono morte le persone, ma sì, ma noi volevamo fare cioè, una cosa così, normale, come uno parlasse di una bottiglia di acqua minerale, no? Cioè, insomma, sono morte delle persone, ma no, ma normale, no? Il Museo degli Orrori, Franco Freda, straordinario, un soldato, davanti al giudice Mario Minale disse, il giudice gli disse, lei si ricorda appunto dentro di un tribunale, giuri, no, eccetera, tutto il giornamento, Freda Franco, nato a Padova, eccetera, io con lei non voglio parlare perché io non riconosco le istituzioni italiane. E continuava questa pantomima in cui il giudice diceva, io le ricordo che lei in un tribunale della Repubblica Italiana, Freda Franco, dato a Padova, e lui continuava a dire, io non parlo con lei perché io non considero lei il mio interlocutore, perché non considero le istituzioni italiane. Con Cutelli, che pensavo fosse morto pure lui, adesso è uscito con un libro, adesso scrivono anche i libri, scrivono, sono tutti scrittori ormai, lo scrivono tutti, con Cutelli è diventato anche lui, aveva assassinato il giudice Occorsio, ne ha rivendicato ancora oggi, pochi giorni fa, con un'intervista ad un grosso giornale, ad un grosso quotidiano,
la valenza politica di quell'omicidio. Stiamo parlando di una storia di 33 anni fa. 33 anni dopo ha rivendicato la valenza politica di quell'omicidio contro uno che stava facendo il suo mestiere. E alla fine, sentenza di primo grado del Fozzozzi, Carlo Maria Maggi, Giancarlo Rognoni, cioè il nucleo di fuoco di Ordine Nuovo in Veneto, sono stati condannati all'ergastolo. In secondo grado, tutti assolti. In Cassazione, tutti assolti e il pagamento da parte dei familiari delle vittime di 500.000 euro per le spese processuali. Questa è Piazza Fontana. Per la strage di Peteano di Sagrado del 1972, 31 maggio, quattro carabinieri uccisi, una telefonata, qualcuno telefona, diciamo, alla caserma dei carabinieri perché c'è una 500 che sta andando a fuoco, i militari arrivano, aprono la portiera, saltano per aria. Danno subito la colpa, lotta continua, subito, tanto così per... La prima cosa che dicono, sì, beh, i carabinieri dicono che è chiara la cosa, sono stati quelli di lotta continua. Molti anni dopo, Vincenzo Vinciguerra, che invece non era di lotta continua, ma che era un terrorista di destra, si presenta a una caserma dei carabinieri e dice, mi cercavate? Cercavate quello che aveva messo la bomba per Peteano di Sagrado? Eccomi qua. E a differenza di altri, non solo si costituisce, ma racconta una storia importante e dice che tutte quelle stragi avvenute fino al 1974 sono state realizzate da ordinovisti, quindi da neofascisti, ma con la mano organizzativa del Ministero dell'Interno, esattamente dell'Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'Interno, il prefetto D'Amato. E cioè, non sto parlando di una cosa così strana, ma sto dicendo che è una testimonianza di un autore materiale di una strage. Per quanto riguarda la strage alla questura di Milano, 17 maggio del 1973, quattro morti, e vi ricordo che erano tutte persone per Piazza Fontana, erano agricoltori, per Piano di Sagrado erano carabinieri, per le persone assassinate nella strage della questura di Milano, davanti alla questura, lì avviene una cosa strana, cioè è anche lì il meccanismo. Lì c'è un pseudo anarchico che dice di essere anarchico, perché anche lì c'è una cosa straordinaria. C'è questo Bertoli, che poi si è scoperto che era un uomo a libro paga del SID, cioè dei servizi segreti di allora, che lancia una bomba davanti alla questura di Milano mentre c'è in corso la scoperta di un busto dedicato a Luigi Calabresi, che era stato ucciso un anno prima, perché ci dice la presenza dell'allora ministro dell'interno Mariano Rumor, e lancia una bomba a mano gridando viva l'anarchia, gridando, no? Lancia la bomba, viva l'anarchia, lo arrestano, lo sbattono in galera e sui giornali, no? Bertoli l'anarchico, mette la bomba, eccetera, eccetera. Poi si scopre invece che era un uomo a libro paga dei servizi segreti, era di destra, era una persona, era un prezzolato killer inviato lì dalle menti di Ordine Nuovo, e anche per quella vicenda, anche quando si è aperto il processo per la strage della questura di Milano, primo grado tutti colpevoli, lo stesso gruppo che era stato imputato, a cui era stato imputato la strage di Piazza Fontana, gli hanno dato anche la questura di Milano, secondo grado tutti assolti, Cassazione tutti assolti. Per la strage del 28 maggio del 1974 a Brescia, Piazza della Loggia,
8 morti e 100 feriti, manifestazione antifascista in Piazza della Loggia, viene messa una bomba in un cestino dei rifiuti mentre sta parlando Franco Castezzati della CISI. In quel caso abbiamo l'unico sonoro, diciamo, della bomba, perché c'è un comizio e quel comizio viene registrato dalla RAI e a un certo punto si sente il botto della bomba forte, chiaro. E 5 istruttorie, e le istruttorie funzionavano sempre così: primo grado tutti colpevoli, secondo grado tutti assolti, Cassazione tutti assolti, tutto così. Un mese fa si è aperto il quinto processo per la strage di Brescia del 1974, che finirà, ve lo dico, diciamo, ve lo anticipo, e in cui nell'ipotesi migliore questa volta in primo grado saranno tutti colpevoli e in secondo grado tutti assolti, Cassazione tutti assolti. Ve lo dico perché così mi mettete il cuore in pace, tanto sarà così. Per la strage del 4 agosto del 1974, Italicus, 17 morti e 200 feriti. Mi rendo conto, diciamo, che è un calcolo tosto, cioè alla fine conteremo 414 morti e 2012 feriti, ok? Solo per la strategia della tensione, cosiddetta strategia della tensione. Per l'Italicus non si è neanche arrivati ad un processo. Venne messo il segreto di Stato, per unica richiesta sulle stragi venne messo il segreto di Stato, e quindi non si poteva nemmeno arrivare a aprire un processo. Per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto dell'80, 85 morti e 200 feriti, la più grave che c'è, è avvenuta nel nostro paese. Ci sono degli esecutori materiali che sono stati condannati, che vedo che stanno tentando disperatamente, con una buona eco anche dal punto di vista di alcuni giornalisti di sinistra, che gli stanno dando, diciamo, fiato, e stanno tentando disperatamente, ma sono mosse, diciamo, da poveracci, da disperati, da poveri cristi che sono stati fortunatamente incastrati, giustamente incastrati, con centinaia e centinaia e centinaia di indizi, quindi non solo su una vicenda, ma centinaia di storie che vi tralascio perché servono i grandi scenari per poter capire quello che è il senso di questa storiaccia chiamato Paese della Vergogna. Per la strage di Bologna mancano comunque i mandanti politici, perché una strage comunque è un atto politico ed è impensabile che un omicidio politico, una strage di quel tipo, non abbia quantomeno un beneficiario politico, qualcuno a cui, non il grande vecchio che manovra, ma anche, quindi non qualcuno che dà un ordine preciso, ma anche semplicemente qualcuno che poi è un beneficiario, quindi in qualche modo diventa colui che ne è anche responsabile. Anche per la strage del Rapido 904, quello dell'antivigilia di Natale, per certi versi la più dolorosa, perché è avvenuta in un momento in cui gli italiani pensavano a Natale, erano tutti felici. La sera del 23 dicembre del 1984, quando persone che erano salite sul treno Napoli-Milano stavano andando a trovare i loro parenti a Milano, da Napoli, con i panettoni, con i dolci, col pane buono, col salame, con le valigie di cartone, qualcuno ritornava dentro, e 904 ha avuto sentenze di colpevolezza per quanto riguarda gli esecutori materiali,
ma non ci sono stati mandanti politici. E tutto questo è avvenuto anche per quanto riguarda le cosiddette stragi di mafia per Capaci, dove venne ucciso il giudice Giovanni Falcone, per via D'Amelio a Palermo, dove morì Paolo Borsellino con gli uomini della scorta, dove si sono visti, si sono condannati quindi gli esecutori materiali della strage di Capaci, in particolar modo Giovanni Brusca, che sfiora il telecomando dalla collina e che, sfiorando diciamo questo telecomando, va a colpire una ricevente piazzata dentro in un canale di scolo dell'autostrada contenente 500 kg di tritolo, con una delle stragi più clamorose, anche per certi versi anche spettacolari. E anche per vicende diciamo più emblematiche che racconto qui dentro, poi alla fine vi dirò anche qualcosa sul libro, nel senso diciamo un po' più stretto, cioè del perché ho fatto questo libro. Anche per vicende emblematiche come la storia di Peppino Impastato, militante di Democrazia Proletaria, ucciso, diventata famosa la sua storia per il film di Marco Tullio Giordana, 100 passi, che vi consiglio caldamente di andare a vedere perché è una delle cose più belle che siano uscite nel cinema italiano, e perché fa capire anche come in piccole storie, piccole grosse storie che diventano emblematiche in Italia, come per esempio ci siano voluti 22 anni per arrivare ad una giustizia penale. Pensate che il primo telegramma dei carabinieri è qualcosa di veramente vergognoso e di surreale. Ve lo voglio leggere perché è qualcosa di straordinario. Cioè, lui viene trovato praticamente il 9 maggio del 1978, cioè lui, quello che resta di lui, viene fatto saltare con dell'esplosivo su una linea ferroviaria secondaria, la Trapani-Palermo, una linea in Sicilia molto importante, la Trapani-Palermo, ma in un luogo abbastanza così anonimo, località Feudo, e il procuratore aggiunto Gaetano Maturana invia un fonogramma al procuratore generale in cui parla di attentato alla sicurezza dei trasporti mediante esplosione dinamitata, e scrive: verso le ore 0.30.1 del 9.5 del 78, virgola, persona allo stato ignota, virgola, presumibilmente identificante sentale Impastato Giuseppe, si recava a bordo della propria autovettura Fiat 850 all'altezza del chilometro 30 più 180 della strada ferrata Trapani-Palermo, virgola, per ivi collocare un ordigno dinamitato, virgola, che, virgola, esplodendo, virgola, tenagliava lo stesso attentatore. 22 anni dopo, la Corte di Palermo afferma invece che Peppino Impastato viene assassinato dallo zio Tontano Badalamenti, capo della più grossa cosca della mafia di Cinisi, cosca vincente, e per il suo lavoro di denuncia contro gli appalti nella zona intorno all'aeroporto di Punta Raisi e perché denunciava le mani della mafia su questi appalti. E perché dai microfoni di una straordinaria emittente chiamata Radio Out, lo zio Badalamenti diventava Tontano seduto, perché prendeva in giro tutti i mafiosi e per questo è stato trucidato. Ma anche per un'altra storia straordinaria e quanto mai attuale, come quella di Libero Grassi. Libero Grassi, uno
importantissimo. Imprenditore che trova il coraggio di denunciare nel 1991 gli esattori del pizzo. E va in televisione da Michele Santoro a San Marcanda, allora si chiamava la sua trasmissione, e dice, per la prima volta, insomma, quindi fece anche grande scalpore, per la prima volta si vede la sua immagine e il suo intervento in cui fa i nomi e i cognomi dei suoi istruttori dopo averli fatti davanti ai carabinieri e poi viene trucidato. Pensate quanto è attuale Confindustria Sicilia da quest'estate espelle gli imprenditori collusi con la mafia che pagano il pizzo. Probabilmente la stessa scelta sarà fatta tra poco dal presidente della Confindustria della Calabria e quasi certamente anche da quelli della Campania, se non cambia l'idea, ma diciamo che l'idea va in questa direzione. E allora il presidente di Confindustria Sicilia, quando il grande Libero Grassi era andato in televisione a dire quelle cose, aveva detto che Libero Grassi aveva fatto una tamoriata, così aveva detto. Allora, gli istruttori, vi faccio un pezzo, diciamo, dello spettacolo, è uno dei miei spettacoli. Io ho trascritto fedelmente le telefonate che Libero Grassi riceveva dai suoi istruttori. Questa è la scansione esattamente precisa delle telefonate. Il dottor Grassi, senta, abbiamo letto la relazione annuale della sua azienda e volevamo farle tanti complimenti per come vanno gli affari. Con chi sto parlando, mi scusi? Ammiratori. Poi ne arriva un altro. Buongiorno, sono Geome Tanzalone, parlo col dottor Grassi. Senta, ma quando le cose vanno bene non è giusto aiutare quelli a cui le cose vanno meno bene. Ci sono amici, brave persone, che stanno in difficoltà e siccome a lei le cose ci vanno bene. Dottor Grassi, mi ascolti, la sua azienda fattura 7 miliardi all'anno. Io ho sentito dire che lei c'ha un grande cuore, allora... E allora facesse un'opera di bene, una piccola somma per gli amici ospiti nel carcere dell'Ucciattone. Altra telefonata. Dottore, ma che fa? Io le dico che c'è gente bisogno se da aiutare, lei mi sbatte giù il telefono. Ma che modi sono questi? Lei è stato cattivo, perciò ora deve farsi perdonare in qualche modo, lei deve pagare. Poi un'altra telefonata, sempre più forte. Dica al dottor Grassi che il magazzino è infiammabile. Deve stare attento al fuoco in questo periodo, col vento che tira. E in un attimo si brucia il lavoro di anni. Lo riferisca al dottor Grassi, mi raccomando. E gli dica pure di fare attenzione che in Sicilia è facile farsi male quando non si rispettano le regole. Dopo qualche mese viene assassinato. Cioè c'è un profondo senso di ingiustizia dietro tutte queste storie, oppure questa storia stupenda che io faccio in uno dei miei spettacoli che si chiama Storia d'Italia, che è stata scritta da un poeta, Raia Marazzini, e c'era stata raccontata dai familiari delle vittime di Via dei Giorgofili a Firenze nel 1993, la strage. Questa è una storia di due ragazzi che praticamente si amano, si baciano, appunto dove, come scrive Marazzini, si baciano anche, si amano anche là dove non si dovrebbe, cioè nell'angolo di Piazza della Signoria, poco distante, diciamo. E che si baciano e lei se ne va e un minuto dopo il suo fidanzato viene ucciso dall'esplosione, travolto dall'esplosione perché
loro si stavano baciando e si stavano amando verso da 1:30 di notte a 10 metri da una panda, Fiat Panda imbottita di tritolo, che aveva ucciso una famiglia intera, più questo ragazzo Dario Capolicchio di 22 anni. E molti anni dopo, per questa strage, così come per quella di Via Palestro, c'è stata una giustizia penale, ma non c'è stata una giustizia che ha voluto andare oltre, cioè a scavare, vedere cosa ci stava dietro, quindi i mandanti politici. Voglio concludere questo mio racconto con una cosa che vi voglio leggere, perché spiega perché questo libro. Voi dovete sapere che io ho scritto moltissimi libri d'inchiesta, poi li vedrete, insomma, alcuni, e sono libri d'inchiesta, diciamo, quindi giornalista d'inchiesta che va a fare, ho raccontato l'omicidio di Fausto Iaio, Seveso, Marco Biagi, D'Antona, ho raccontato Calabresi, insomma moltissime storie italiane. E poi dal 2002 ho pensato che i libri non bastavano più, perché voi sapete che noi italiani siamo degli ignorantoni, noi siamo al penultimo posto della classifica dei lettori italiani, sotto di noi c'è il Portogallo, sopra di noi c'è la Grecia, siamo in buona compagnia. I libri si vendono, cioè diciamo le librerie godono tantissimo quando esce Harry Potter, no? Mi sembra, diciamo, quando esce Harry Potter sono tutti felici, ha messo a posto tutti i conti di tutte le librerie praticamente d'Italia. C'è un divario straordinario, enorme, tra la saggistica in generale e la narrativa, e insomma il quadro è fosco, però si continuano comunque a scrivere questi libri. Ci sono ancora comunque dei lettori che si mettono un buon libro, è impegnato anche su comodino e leggono e imparano magari, non so, un pezzo di storia che non conoscevano o magari pezzi di storia che non conoscevano. Quindi io avevo bisogno di far volare le parole, cioè le parole che erano scritte dentro nei libri non mi bastavano più perché stavano dentro scritte nei libri, e allora l'unico modo per poterle fare volare era raccontarle, cioè era metterle in mostra in un altro modo. In realtà qui sono questa sera, ormai faccio pochissime presentazioni di libri, quindi sono contento di essere qui, perché insomma quando mi hanno telefonato mi hanno detto vai a Reggio Emilia, sono andato a Reggio Emilia, ci vado sempre, insomma. Così, non so perché, però a Reggio Emilia c'ho questa, così, un po' perché sono emiliano, però io a Reggio Emilia ci vado sempre. E, però voglio dire, poi immaginate, non so, appunto, non so, ieri sera a Iesi con i gang, con Marino e Sandro Severini a fare uno spettacolo del Paese della Vergogna, immaginatevi un palco, delle luci, una voce, immaginatevi, cioè dico le stesse cose ma le dico in un modo diverso, quindi arrivano forse più al cuore, emoziono di più perché c'è qualcosa che ha a che fare con lo spettacolo, ci sono le canzoni, c'è la musica, c'è qualcosa di diverso. Mi sono cioè posto il problema che queste storie, per fare memoria in Italia, non bastavano più i libri ma ci voleva qualche cos'altro, cioè che altre forme di comunicazione e potessero arrivare soprattutto nelle orecchie dei più giovani, delle persone che sanno poco, ma non per colpa loro, perché non, come ha detto Dell'Utri, appunto, bisogna riscrivere i libri di testo, giustamente dal suo punto di vista, perché ha capito che cioè, la cultura se passa da lì passa dappertutto, cioè una volta che hai sfondato lì hai sfondato tutto, cioè non c'è, una volta che tu hai creato l'oblio di una generazione, tu hai distrutto
il passaggio formale del testimone verso un'altra generazione, quindi è lì che loro vogliono colpire, quindi è lì che colpiranno dal punto di vista culturale. Quindi io ho cominciato a scrivere moltissimi spettacoli di teatro civile, moltissimi. Per me, per Marco Paolini, per tantissima gente, anche per me poi. Cioè, prima ero molto solidale, poi ho cominciato a scrivere un po' più per me. Per calzarmi addosso le parole, perché avevo bisogno di raccontarle. Poi dopo avevo bisogno di metterle, di rimetterle su carta, non so perché. E quindi è nato il Paese della Vergogna, però se no diventava proprio una semplice collezione di testi di teatro civile che potevano essere interessanti, però insomma, e quindi anche lì gli ho calzato addosso un libro, quindi a quel punto un collante che qualcosa li unisse, che era La profonda ingiustizia sostanziale e di un paese che sostanzialmente tende a dimenticare. Poi dopo non mi bastava più e quindi l'ho fatto ritornare nuovamente nella sua sede naturale, cioè sopra un palco, con le luci, con i musicisti, nel silenzio, dove insomma non ci sono più alibi, dove ci può costruire un'emozione molto forte, fatta di grandi passioni. E allora questo pezzo lo trovate nell'introduzione, è proprio anche il mio senso della memoria. E una sera al termine di uno dei miei spettacoli un giornalista mi ha rivolto questa domanda: cosa vuole dire teatro narrativo civile? Ci ho pensato e gli ho risposto attraverso una storia. Accadeva molti anni fa dalle mie parti, sull'Appennino tosco-emiliano, non lontano da Montesole e da Mozzabotto, di sera. La tavola era imbandita, la nonna era in cucina e preparava la crescettina fritta. I bambini che correvano e gridavano, gli uomini che giocavano a carte. Il camino che era acceso, si sentiva un forte odore di legna bruciata. Ad un certo punto la nonna e le altre donne portavano enormi vassoi. La crescentina fumava, c'erano porzioni abbondanti di salumi, formaggi, enormi bacini di insalata, il pane appena sfornato. Il nonno usciva lento dalla cantina e aveva tra le mani due bottiglie di vino rosso. Poi si sedeva a capotavola. Tutti i commensali, bambini compresi, cioè noi, si sistemavano intorno a lui. Iniziavano le battute, le discussioni politiche, gli scherzi, le scene di una vita quotidiana di una famiglia della provincia italiana degli anni 70. Appena finito di mangiare, il nonno si alzava dalla sedia e si piazzava in un divano vicino al fuoco. Gli uomini sparecchiavano, le donne lavavano i piatti, il nonno accendeva la pipa e poi prendeva un bicchiere e si versava la grappa. E poi guardava i bambini e con forte voce diceva: allora, iniziava così una storia del passato, quando sul crinale dell'Appennino si combatteva una guerra. Prato liberata dagli americani, Bologna ancora in mano ai nazifascisti, in mezzo i partigiani del gruppo Stella Rossa, tutti comunisti. Il nonno descriveva in modo minuzioso le serate a lume di candela passate ad ascoltare clandestinamente i messaggi in codice di Radio Londra, lo scalpiccio degli stivali dei soldati nazisti sulla ghiaia, fuori dalle case, il vento forte che passava dai vetri, gli spari, le urla, la morte. Ogni sera la storia che il nonno raccontava era così uguale ma così diversa. C'era sempre un elemento in più che rendeva il suo racconto affascinante e mai noioso. Un taglio di luce particolare, un gioco di ombre, un temporale, il chiarore delle stelle, un odore, soprattutto la passione. Fino a quando quelle storie saranno raccontate alle generazioni future ci sarà memoria. Se il filo si spezza, si perde la conoscenza del passato, non si comprende il presente e non si potrà mai vivere il futuro. Grazie.
Grazie Daniele per questa testimonianza, che è anche un po', come dire, nostrana, perché in effetti le crescentine che probabilmente saranno nelle nostre terre il gnocco fritto o il lambrusco danno un po' il senso e il significato, come dire, di una storia condivisa che rischia un po' di essere persa, e questo è sempre positivo proprio perché credo sia anche il modo migliore per festeggiare il 25 aprile, ricostruire questi percorsi e questi momenti di storia condivisa. Io, se ci sono spunti per qualche domanda, se tu direi che... Prego, Emiliano. Volevo chiedere se poteva fornirci qualche ulteriore elemento in merito a quella che lei ha identificato come essere un po' la procedura con cui vengono affrontati i processi che riguardano queste, chiamiamole, stragi di Stato, cioè ovvero il fatto di un primo grado pieno di colpevoli che poi vengono un primo grado ribaltato, poi un successivo secondo e terzo grado pieno di innocenti. Cioè, di preciso come può accadere questa cosa? Soprattutto come si può ripetere poi. Sì, si può fornire qualche elemento che descrive quello che succede poi con una qualitura. Okay. Beh, diciamo questo che... Grazie. Diciamo questo che nei processi di primo grado in generale per quanto riguarda le inchieste sulle stragi conta molto ciò che ci sta intorno, mi spiego meglio, gli articoli sui quotidiani, le trasmissioni televisive, radiofoniche, il fatto cioè che la giustizia si sente col fiato sul collo, un'opinione pubblica e un sistema dei media che in quel momento è abbastanza attento, cioè mi riferisco per esempio all'enorme interesse che c'era stato dal 95 al 2000 per la riapertura di molte inchieste, di molte indagini sulle stragi della strategia della tensione, quindi su il giudice Salvini e ancora prima Casson, stavano svelando le trame occulte, il ruolo degli apparati dello Stato, dei nazifascisti come Karl Haas per esempio, che era uno dei responsabili delle fosse ardeatine, e poi lo ritroviamo anche a fare i depistaggi per la strage di Piazza Fontana, quindi anche soltanto diciamo un elemento, quindi come certi personaggi addirittura del passato che tornano nuovamente anche dentro trite, anche nelle inchieste, anche come una sorta di storia che si ripete, cioè di testimoni fatti sparire, trasportati all'estero, di una quantità enorme di depistaggi da parte dei servizi segreti, non so, che ci faceva il capo del Sismi di Firenze a Bologna il 2 agosto del 1980, cioè perché tu sei il capo del Sismi di Firenze, statene a Firenze, che te frega di andare a Bologna, no? Invece sta a Bologna, non si sa. Il capo del SID di allora, Giannettini, viene fatto espatriare prima in Spagna, poi in Francia, poi ancora in Spagna. Marco Pozzana, che era uno degli imputati del processo per i primi processi sulla strage di Piazza Fontana, viene poi successivamente fatto scappare anche lui in Francia, poi in Spagna. Carlo Di Giglio, che era l'armiero di Ordine Nuovo, poi collaboratore di giustizia nell'ultimo periodo, quindi del processo Caldis per Brescia e per Piazza Fontana, viene fatto espatriare sempre su pagamento dei servizi segreti di sicurezza italiane e a Santo Domingo, e poi ha riacciuffato nuovamente dai giudici. Diciamo che in questa montagna di schifezze che sono state fatte e perpetrate per chiaramente non arrivare mai fino in fondo alla verità, non arrivare a sanare sempre di più la verità, però c'è stato un certo punto un interesse da parte dei media, dei giornalisti e anche quindi poi di conseguenza anche l'opinione pubblica.
E quindi sull'onda di questo, quindi sto parlando di articoli, pagine intere su Repubblica, su Corriere della Sera, ogni giornale ne aveva una, Repubblica che mandava Daniele Mastrogiacomo in Sudafrica ad intervistare il generale Maletti, l'allora capo del, uno dei capi del servizio di sicurezza che era espatriato, era andato, che adesso sta a Johannesburg. Insomma, ognuno aveva inviato giornalisti in sparsi in giro per il mondo per cercare una verità su queste vicende, quindi c'era interesse, e quindi sull'interesse e c'era anche pubblico. Io mi ricordo per esempio quando si è riaperto il processo in Piazza Fontana, le prime udienze c'erano 400 persone nell'aula bunker di Milano, insomma, che seguivano 400, poi c'erano delle giornate dove c'era poca gente, però insomma c'era un interesse. I magistrati, i giudici soprattutto, i giudici si sentivano il fiato sul collo. E quindi su questa attenzione evidentemente non hanno potuto fare altro che condannarli, perché c'era una tal montagna di prove, non indizie, in prove, che erano abbastanza inoppugnabili. Poi cosa accade? Che nel frattempo comincia a calare l'attenzione, i giornalisti cominciano a dire ma in appello, e quello lì è il passaggio decisivo per tutti i processi, sia per i processi di mafia che i processi di terrorismo, che i processi per stragi, ma anche per i processi più piccoli, cioè il passaggio dal primo al secondo grado viene sempre considerato, c'è quasi sempre meno tensione. Io stesso ho fatto per 25 anni il cronista giudiziario.